Quindi gli altri avranno un incremento molto forte, ma saranno comunque a un consumo pro capite metà ancora del nostro. Il consumo nel 2003-2004 era attorno a 400-450 esaiul, nel 2050 si va oltre 1900 esaiul, cioè si sfiora i 2000. Quindi da qui al 2050 il fabbisogno energetico viene moltiplicato per 4,5 nel mondo. In queste condizioni, chi ha la responsabilità, o meglio, fatemi dire, chi ha la faccia tosta di bronzo di andare dalla Cina e dall'India e dire voi non dovete più consumare petrolio e gas perché se no inquinate il pianeta e dovete rispettare tutti i parametri? Faccia di bronzo, ragionamento che si potrebbe anche fare alla Cina e all'India dopo aver fatto in Europa e forse anche negli Stati Uniti il discorso che ha fatto Renato Brunetta. Cioè noi ci prendiamo la responsabilità di dare un colpo forte nel mix delle fonti energetiche verso il nucleare, tra l'altro dal punto di vista geopolitico, oltre che geoeconomico, è cruciale perché almeno lo teniamo sotto controllo, sia la ricerca, gli sviluppi, sia l'esistente, sia le nuove tecnologie di sicurezza fonti di approvvigionamento. e fonti di approvvigionamento sull'uranio, non è casuale il tuo riferimento petrolio, gas, uranio. Quindi queste sono le condizioni. Le risorse? Ma francamente questa è una domanda assurda. Assurda. E noi italiani dovremmo rendercene conto, perché noi che non siamo mai usciti dal nucleare, l'Italia non è mai uscita dal nucleare, neanche dopo il referendum dell'88, anzi. Dopo il referendum dell'88 l'Italia è entrata pesantemente nel nucleare, tant'è vero che abbiamo comprato l'energia elettrica dalla Francia pagandola di più e pagando a Jean-Paul Fitoussi, qui il nostro amico, lui dice grazie giustamente, 22 centrali nucleari. Nell'arco di questi 20 anni l'esborso in più che gli italiani hanno fatto corrisponde a 22 centrali nucleari francesi, cioè un terzo delle centrali nucleari francesi è pagato dai consumatori italiani. E tutti sappiamo che ci sono quattro centrali al confine con l'Italia che lavorano esclusivamente per l'Italia, cioè producono energia elettrica e la mandano tutta, non solo le punte, le pipicche, tutta, costruita ad hoc per noi. Quindi si tratta semplicemente di prendere una visione politica nel senso serio, non di rientro nel nucleare, ma di dire in che modo vogliamo stare dentro il nucleare. Continuiamo a pagare le centrali francesi o slovene o domani della Romania o dell'Albania? Benissimo. Noi paghiamo l'energia in più e inquiniamo meno perché ce la producono altri attraverso il nucleare. Quindi non è un problema di risorse, a parte la proposta intelligente che ha fatto Renato, quella di dire c'ho un patrimonio che non posso toccare. Villa Mondragone, non posso alienare, però forse lo posso dare in garanzia, in prospettiva, insomma, no, non mi vendo Villa Mondragone, però posso darla in garanzia. Io credo che tra l'altro sarebbe una garanzia piuttosto marginale e modesta, visto che, voglio dire, il valore attuale dei flussi futuri di energia elettrica prodotta da una centrale nucleare, credo che in parte almeno compensi il costo dell'investimento iniziale, non lo so se tutto o parzialmente, però certamente c'è questo. Se in più c'ho Villa Mondragone, vabbè, te la lascio lì a garanzia. Quindi non è un problema di risorse, è un problema di decisione. Anche perché, francamente, se è stato appena detto e chiudo, 50 centrali nucleari in Europa, io dico 10 centrali nucleari in Italia per coerenza. 10 centrali a 5 miliardi l'una sono 50 miliardi. Nell'arco di quanti anni? 10 anni. Una all'anno, 5 miliardi sul totale della spesa pubblica o delle tasse pagate dagli italiani è lo 0,4% di PIL. Quindi di che stiamo parlando? Sia in termini di disponibilità delle risorse, sia
sia in termini di quantità delle risorse. Sì, a parte loro, voglio dire, no? Se proprio se lo volessimo pagare proprio, va bene? Quindi, in termini di quantità e di qualità, non è un problema di risorse. Ecco, io credo che però l'Europa si debba svegliare in questi termini. Finché noi perdiamo mesi e mesi, anni e anni, per andare a dimostrare con dati falsi all'Eurostat che nel 2001 eravamo a 0,8% di deficit PIL, come certificato dall'Eurostat nel 2001, nel 2002 e nel 2003, salvo venire fuori nel 2004 che eravamo a 3,2%. Allora, se noi avessimo saputo nel 2001 che eravamo a 3,2%, sarebbe crollato il Colosseo o la Tour Eiffel? Noi sappiamo, 5 anni dopo, che erano falsi o che comunque erano stati contabilizzati male, e ci siamo tutti preoccupatissimi, crollano i mercati finanziari perché se non facciamo l'uno e due. Poi ovviamente la realtà dell'economia reale, fortunatamente per tutti, è un po' più furba, un po' più intelligente dell'ottusità di coloro che hanno confuso la politica economica, la politica monetaria e soprattutto la politica di bilancio con la politica dei saldi. Fino a prova contraria, la politica dei saldi sacrosanta, alla quale ho destinato 20 anni di impegno per, in Italia almeno, dire riequilibriamo perché così non si va avanti, perché il debito pubblico esplode, ma la politica dei saldi non è la politica di bilancio, non è la politica economica. Dico, so di dire una banalità, ma questa banalità è diventata negli ultimi tempi una bestemmia nel tempio delle burocrazie europee, ovviamente sostenute e alimentate stranamente anche da alcune pseudo burocrazie italiane. Notizia di servizio: poiché nel pomeriggio la Commissione Finanze e Tesoro del Senato italiano ha portato all'ordine del giorno, quindi voteremo parere favorevole sul Trattato di Lisbona, ecco, come vedete, l'impegno al parere favorevole sul Trattato di Lisbona credo che sia molto rafforzato da questo ragionamento, per evitare che qualcuno venga a dire che dire queste cose significa essere anti-europeisti. Grazie.